Abbiamo un ospite oggi che si chiama Roy, vuole le coccole, come si può notare. Vero Roy? Oh, figo, non sei bello. In realtà c'è anche l'altro cane, ma non vuole venire. Continuiamo anche se ho Roy qui. Ok, prima o poi, esatto, va via. Perfetto. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi un nuovo video make-up. Come avete visto ho cambiato lo sfondo perché ho pensato di fare i video make-up con uno sfondo neutro. Magari così si vede anche meglio perché ora appunto sto utilizzando il 4K. Ora li registravo nella mia camera e quindi con sfondo solito dei video. Se sentite questi rumori è perché il mio cane sta sgranocchiando, l'altro cane Sky, sta sgranocchiando un osso. Ho pensato appunto di cambiare sfondo per concentrarci sul viso e sui prodotti make-up e anche perché così distinguiamo i video make-up dagli altri video che possono essere try on haul oppure lifestyle in generale o altri video vlog, eccetera. Fatemi sapere se vi piace questo cambiamento nei commenti, ovviamente. Detto questo, oggi facciamo una full face di prodotti che voglio andare a riprovare perché inizialmente li ho bocciati e vi spiego poi anche man mano il perché. Mi è venuta questa idea perché ho detto voglio riprovare assolutamente il fondotinta di Armani perché l'ho provato una volta, non mi è piaciuto per niente e quindi ho detto vabbè, voglio dare la seconda possibilità. Dato che poi mi sono venuti in mente con i decluttering che ho fatto, che vi lascio qui su man mano, quindi andateli a vedere. Oltre che declutterato i prodotti, ovviamente, ho messo in una scatola i prodotti da riprovare perché non mi ricordo, le impressioni o perché non mi hanno fatto una buona impressione la prima volta che li ho utilizzati e quindi poi non li ho più utilizzati effettivamente. Detto questo, dato che l'intro sta durando tantissimo, iniziamo subito, però vi ricordo che vi lascio tutti quanti i link in descrizione dei prodotti che vado ad utilizzare e mi potete trovare su Instagram come Red Eric e su TikTok come Americano Tarangio con due O finali. Iniziamo! Iniziamo da un prodotto sopracciglia ed è questo di NYX, è il Control Freak. Uso soprattutto i gel trasparenti. Io voglio un effetto che mi rimangono lì le sopracciglia, che non si muovono, se passo la mano non si devono muovere. E con questo gel ho notato che non è così. Ma riproviamolo perché l'ho preso nel periodo in cui le mie sopracciglia praticamente dovevano essere incollate alla fronte e stile lupo lucio. E a cosetto le sopracciglia ho notato che si muovono ancora. Ma vediamo anche a fine giornata poi come si comportano questi prodotti. Come primer non ho niente, ma passiamo direttamente al fondotinta. Tinta e ho questo Illumino Silk di Giorgio Armani. Allora, l'ho preso nel periodo in cui volevo iniziare a provare dei fondotinta super leggeri, tipo quella di NARS Light Reflecting, tutti quanti ne parlavano bene e mi ricordo che appunto mettevano a paragone questo con quello. Il primo fondotinta che ho preso appunto è stato quello di NARS l'anno scorso, qualche mese fa, verso l'estate, e poi ho deciso di prendere questo qui perché volevo anche vedere, dicevano che questo qui era addirittura più leggero, eccetera. L'ho applicato su di me, non mi piaceva, un po' chiara la colorazione perché era fine estate appunto e quindi mi ero un po' abbronzatina. Colorazione 3, l'ho riprovato esattamente 2 giorni fa appunto perché mi era venuto in mente questo fondotinta che ho detto vabbè sono soldi sprecati ma io voglio vedere come farlo funzionare perché appunto non mi piace spendere soldi inutilmente, credo come a tutti quanti, e quindi ho detto lo voglio riprovare. Dato che era estate quando l'ho preso, ho detto probabilmente la mia pelle è cambiata, è diventata un po' più secca. Devo dire che su questo ho già, diciamo, una mia impressione ricordandomi dell'altro ieri, appunto. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo perché mi ha fatto un effetto levigato su tutto quanto il viso, ma non è che è coprente e quindi va a coprirmi le lentiggini. Cioè, come potete vedere, le mie lentiggini si notano ancora. Ma mi piace tantissimo, cioè almeno quel giorno, oggi vedremo. Ditemi anche per quanto riguarda la luminosità, se va bene questa luminosità o devo abbassare o aumentare. Potete notare come ha attenuato i rossori del mio viso, che soprattutto intorno al naso, e abbia uniformato. L'altro ieri l'ho utilizzato con prodotti che so che mi piacciono e che durano, e mi è piaciuta tutta quanta la full face. Continuiamo con i prodotti in crema della base, poi passiamo agli occhi e andiamo di bronzer. E parlo di questo di Refai. Ho cercato di prendere anche i prodotti che ora sono magari un po' più in hype, che avevo preso quando non si trovavano in Italia praticamente, che non mi erano piaciuti. Parlo di questo perché uno, a parte che il pack la seconda volta che l'ho utilizzato si è già staccato lo specchietto, ma qui
ci posso mettere la crema. Questa è la colorazione tan, è un bel po' scuretto, ma trovo siano molto calde tutte quante le colorazioni proprio del brand. Nel frattempo lo andiamo ad applicare, non ricordo neanche com'era la texture, quindi immaginatevi da quanto tempo non lo uso. Secondo me sono tutte quante troppo calde le colorazioni, perché praticamente la founder, quindi Jess Hunt, è londinese, no? E i londinesi hanno tutto, cioè dal fondotinta a tutti i prodotti che si mettono sul viso, tutti con sottotono giallo. Questo non è giallo, anzi in realtà un po' sì, ma è più che altro molto molto caldo. In realtà la crema, devo dire che anche se è inverno e fa freddo, si riesce a prelevare abbastanza bene. Io ero turbata per quanto riguarda le colorazioni. Guardate quanto è arancione, è letteralmente arancione. Per questa cosa non mi piace. Però c'è da dire una cosa, cioè che si sfuma in 2 secondi, cioè la formula è bellissima. Passiamo al blush. Come blush in crema, mi dispiace, ma non mi è piaciuto il Be Blushy. Li ha fatti uscire nel momento in cui sono andati in voga appunto i blush in crema. E quindi appena usciti li ho presi. Mi è piaciuta la colorazione rosata, infatti la 03 Basic Squad. Ma li ho bocciati per 2 motivi. Nel frattempo andiamolo a stendere, andiamo direttamente con il pack da questa parte. L'ho bocciato perché... Uno, il pack, troppo cheap, si rovina subito. Ok, è molto pigmentato, nel senso che è cartone letteralmente. Ok, sì, è super pigmentato, mi devo aiutare poi con il pennello da fondotinta. Lo inizio a stendere anche da questa parte magari. Ok, sì, per un fatto ecologico eccetera. Però vabbè, a parte questo, la formula è letteralmente una cera. Cioè non è un balsamo o non è un prodotto in crema, ma è una cera. L'odore non mi piace per niente. Cioè guardate, è andato a togliere ora il fondotinta sotto, non so se si nota. Non mi è piaciuto, ecco, nel complesso, né come formula, né pack, né come si comporta. Come illuminanti diciamo che non ne avevo uno bocciato, perché ne ho pochi, so che mi piacciono quelli, non ne vado a prendere altri. Vi parlo di questo di NYX, non so sinceramente se è ancora in produzione, comunque io li prelevo direttamente così e li picchietto sul viso. Aiuto, è molto molto scuro, non so quanto tempo fa io l'ho preso, mi fa praticamente macchia, ma lasciando la colorazione non è luminoso, cioè mi sembra un blush aranciato. Passiamo agli occhi. Ho in realtà 2 palettine dello stesso brand, costoso, sì, sono queste 2 palettine di Charlotte. Abbiamo questa piccolina che è la Pillow Talk Luxury Palette of Pops. Sono tutti quanti colori sul luminoso, quindi micro glitter, shimmer. E l'altra è sempre di Charlotte, che è la Easy Eye Palette for the Charlotte Darling Look. Su di me tutti quanti gli ombretti, e non è per via del primer, tutti gli ombretti diventano molto più caldi, o comunque le colorazioni non sono queste qui, e sono troppo aranciati per andare ad utilizzarli su di me. Per questo motivo la boccio. Vediamo per oggi che look riesco a ricreare proprio con queste 2 palettine. A parte che ad esempio non c'è un colore opaco chiaro da poter utilizzare come transizione per la mia carnagione, vado con questo qui, vado solo nella parte più esterna. Allora, gli ombretti non li boccio per la formula, perché gli ombretti opachi si sfumano che sono una meraviglia, cioè si sfumano letteralmente da soli, ma li boccio per le colorazioni e per gli shimmer, perché gli shimmer non sono più così tanto luminosi. Vado con un pennello a penne e vado a prendere quest'ultimo colore, che sarebbe quello più scuro, e inizio a creare la mia base di eyeliner. Persino questo più scuro è caldissimo come colore, e mi allungo anche verso l'esterno. Con un pennello di questo genere vado a prendere di nuovo il colore che ho usato come transizione e lo applico al di sopra per sfumare, diciamo, questo ombretto più scuro. Pennello a penna vado a prendere il penultimo colore e vado di nuovo ad intensificare la parte di eyeliner, e faccio la stessa cosa di nuovo con il colore più scuro. Mettiamo un attimo in stand by gli ombretti, perché abbiamo questo che è un eyeliner, l'eyeliner Lash Princess nella colorazione brown di Essence. Lo boccio perché praticamente dopo 2-3 volte che l'ho utilizzato la punta non scrive più, non so neanche ora se scrive. Ok, a scrivere scrive, ma secondo me è troppo 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 chiaro, la punta non è precisa, cioè la punta non scrive, non c'è colore nella punta. Non è troppo preciso, e con ombretti più scuri ovviamente non si vede.
torniamo agli ombretti, andiamo a prendere questa palettina di Charlotte che è il quad e vado a prendere questo colore sul rosato. Lo applico su tutta quanta la palpebra e come potete vedere praticamente sono dei micro glitter, quindi non ha base colore, ma secondo me non sono neanche poi così tanto luminosi, per questo li boccio. Però secondo me, ora vado a prendere un po' questo colorino qui, che è quello più scuro, lo vado ad applicare nella parte più esterna, sempre picchiettando. Secondo me questi possono funzionare con ombretti matte al di sotto e poi si usano questi per dare solo quel tocco di luminoso. Riprendo il primo pennello da sfumatura e sfumiamo e amalgamiamo tutto insieme nella parte esterna. Cioè, notate quanto è caldo il look. Sono stata appena invitata a pranzo e andrò con un look di prodotti che non mi piacciono. Non lo so, oggi andrò come un pagliaccio. Oggi è carnevale da me, però comunque fino a un certo punto. Ora andiamo a prendere questa palettina e prendiamo il primo colore. Vado direttamente con le dita e lo applico nella parte iniziale dell'occhio. Ok, questo è luminoso, ma cioè non so se si nota, sul mio occhio letteralmente oro, dalla cialda è champagne. Riprendo il quad e vado a prendere questo colore più chiaro e lo applico al centro della palpebra per dare un po' più di luminosità, dato che praticamente mi si è scurito tutto l'occhio. Roy ci vuole fare compagnia, qui al lato voi non lo vedete, ma mi sta osservando, giudica come mi trucco. Procediamo con il correttore e poi andiamo a terminare gli occhi. Qui ne ho ben tre. Allora, il primo, che appunto è il più vecchio, è questo di Clio. Io l'ho messo nei miei preferiti del 2021 probabilmente. Mi è piaciuto tantissimo, ma lo metto ora nei da riprovare, perché comunque la formula è doppia rispetto ai nuovi correttori, certo, quindi prediligo formule un po' più sottili. Andando in ordine cronologico, abbiamo il ristretto di Nieve Cosmetics, che non mi è piaciuto perché ha un claim, ovvero coprente con una sola goccia, cosa che su di me non succede. Se vedete il telefono muoversi è perché Roy passa da una parte all'altra. Le colorazioni, questa è la Fair, sono un po' sballate secondo me, nel senso che c'è bisogno di più colorazioni assolutamente. E l'ultimo è questo qui di Essence, il Multitask Concealer. Colorazione 05 Cool Porcelain, l'ho bocciato perché secondo me è solo per pelle grassa. Nel senso che io lo applico, si fissa, ma si fissa nel senso che non riesco neanche a sfumare. Ecco, nel senso si fissa. Però oggi voglio andare a riprovare questo perché sento parlarne bene da tutti quanti. Dicono, secondo noi va bene anche perché ha pelle secca, lo scopriremo oggi, cioè lo riproveremo oggi, perché di tutti quanti questi prodotti ho ovviamente registrato i video first impression. Ora è venuto pure Sky, ciao Sky! Non lo vado ad applicare direttamente dal pack, ma ne prelevo magari un po' e lo stendo man mano. Vado ovviamente poi nei miei soliti punti da correttore. Allora, notate, io l'ho appena applicato e qui già fa fatica a stendersi. Ad essere coprente è coprente. Sto facendo questo video anche perché la first impression ovviamente non è quella definitiva, quindi vanno riprovati i prodotti, ma è anche giusto utilizzare il metodo di applicazione più giusto per quel prodotto. Quindi magari non è andarlo a stendere direttamente con il proprio pennellino del pack, ma è andare man mano a sfumarlo subito e a prelevarlo con un pennello. Un consiglio che chiedo a voi, ho i prodotti declatterati, no? Quindi che non utilizzo più, ma che nessuno, cioè, vuole. Mia madre, mia sorella e l'altra mia sorella hanno detto che si scocciano a vedere che prodotti sono, non li vogliono perché non si truccano, eccetera, e quindi non so che farmene. Mi dispiace buttarli, perché ok, sì, sono utilizzati, ma comunque hanno un sacco di prodotto all'interno. Quindi chiedo a voi, secondo voi, cosa posso fare? Come li posso regalare? Come li posso smaltire? Smaltire nel senso non buttare, ma magari dare a voi, eccetera. Allora, come state vedendo, ne sto applicando veramente poco, poco, poco alla volta. E devo dire che al momento, nel senso, meglio rispetto alle altre volte, ma praticamente posso anche non applicare la cipria.
ma comunque va a segnare un po' la texture della mia pelle. Devo dire al momento non male, ma vediamo il tutto con la cipria. Purtroppo è questa qui di She Glam. Io avevo anche quella nel pack arancione, la colorazione più chiara ma non trasparente, ovvero la parte di sopra era quella trasparente, la parte di sotto era di una colorazione bisque ma che è scurissima e quindi non posso utilizzare. Invece questa qui è quella rosata, sia parte superiore compatta sia parte appunto inferiore con la parte libera di cipria. La boccio perché è scura. Faccio metà viso con parte compatta, metà viso con parte libera, perché così vediamo anche magari le differenze tra le due. Inizio da quella compatta, metà parte con cipria compatta, senza cipria. Andiamo ora di parte libera. La cosa bella è che si può bloccare per far uscire appunto la giusta quantità di prodotto. Questa cosa è geniale. Andiamo sempre col puff e vado ovviamente tutto quanto alla metà di viso. Per quanto riguarda le differenze, non so se si nota, ma questa parte è leggermente più illuminata rispetto a questa. Quindi parte compatta. Roy! Aiuto! Non si vede, eccolo. Vuole stare con me, quanto sei bello. Basta che non mi rompi le cose. No, Roy, non sul divanetto! Roy! Roy, scendi! Scendi! Giù! Ok, è andato via. Ricomponiamo il set. Dicevamo, per quanto riguarda le ciprie, contorno occhi è più illuminato questa compatta, ma è più levigata la parte con quella libera. Sul resto del viso alla fine è uguale. Mi piace forse di più la texture di quella libera. È tornato tra noi. Roy, che c'è? Volevo fare la codina delle liner interna, proprio con le liner di Essence, ma non è preciso, la punta non scrive, non riesco a farla. La andrò a fare con un ombretto della palette di Charlotte. Roy, che fai? Che c'è? Ehi, ehi, ehi! Cioè, scusa, mi spieghi? Cosa fai? È un gioco per te, lo so che è un gioco. Vai. Così, so già tre volte. Sale da qui e scende da lì. Di nuovo, sta ritornando. Eccolo l'attacco. Aiuto. Roy, che c'è? Pia. Ha trovato la scatola dei trucchi. Ormai fa tutto da solo, lasciamolo stare. Sto utilizzando il colore più scuro della palette. Allora, secondo me o pensa di essere un gatto, non lo so. Procediamo con il mascara. Come mascara bocciato, che non mi piace, questo qui, lo Sky High di Maybelline. Ho provato anche quella nella versione nera, nel pack nero. Trovo che non faccia niente sulle mie ciglia, nel senso le mie ciglia sono già lunghe e curve di loro. Io voglio volume e anche che me le separa. E trovo questo mascara non faccia questo effetto su di me, anche perché provando gli altri competitor, ecco, mi trovo molto molto meglio. E altra cosa, su di me non si strucca, cioè infatti questa sera non so come andrò a struccarmi le ciglia. Voi lo so che state dicendo, ma sono delle belle ciglia. Ma no, perché anche il mascara più scadente del mondo mi fa questo effetto. E poi altra cosa è che è molto molto secco proprio la pasta del mascara, fa difficoltà persino a stendersi, e non è perché è aperto da tempo, ha sempre fatto questo diciamo difetto, non lo so, questa cosa che a me non piace. Procediamo di setting spray. Vado con questo qui di She Glam. Non è tre bocciati, nel senso che lo sto inserendo in questo video perché effettivamente non ho mai visto il suo effettivo effetto matte, nel senso che sì, mi andava leggermente ad opacizzare, ma ho sempre usato ciprie che poi mi opacizzavano loro la base. È un ennesimo test per capire com'è il prodotto. Sa di antibiotico, un getto bellissimo, quello viola che è appunto quello idratante, mi piace tantissimo come setting spray. E infine passiamo alle labbra. Qui ho
bocciati, cioè che la prima volta che li ho provati ho detto no, bruttissimi. Li ho provati anche su TikTok e l'ho detto anche su TikTok questo, ma sempre l'altro ieri quando ho provato il fondo di Giorgio Armani mi sono venuti in mente questi due prodotti, ho detto lo voglio provare assolutamente. Il primo è, parlo di questo qui di Pupa Vamp Creamy Duo. Allora, io l'ho visto la pubblicità di Giulia Salemi eccetera, che se lo applicava sulle labbra, mi piaceva tantissimo l'effetto, mi piace l'effetto finale ma non mi piace la colorazione. Vado ad applicare la parte di matita, è un duo quindi a matita e rossetto dall'altra parte. Questa è la colorazione 01, la matita è bellissima ma non mi piace la parte del rossetto. La formula è stupenda, c'è proprio un balsamo, mi idrata le labbra, dura, luminoso, super sheer eccetera, ma la combo non so, mi sembra un po' smorta. Io comunque ho le labbra secche, andate a vedere ora come va ad idratarmele. Qui ho detto probabilmente è stata colpa mia per quanto riguarda la colorazione, perché la volevo più marroncina con l'interno un po' più rosatino. Sulla mano sembrava, ma alla fine questo è l'effetto che secondo me è molto smorto. Dalla fotocamera non sembra neanche, ma dal vivo sì. Cioè ora non tanto, non lo so, però comunque c'è qualcosa che non mi convince. Ma poi mi sono ricordata di questo prodotto di Rare Beauty, che è appunto il secondo prodotto labbra, nella colorazione Hope, il Tinted Lip Oil. Ho detto vabbè, fammelo applicare un po' così sulle labbra, proprio così sopra al prodotto appunto di Pupa, anche se è super super cremoso. Mi dà un effetto bagnato alle labbra, cioè ve le sentite proprio bagnate quando lo applicate, ma mi ha stupito oltre che la bellezza. Quindi questa combo già vi dico che è super promossa, anche perché l'ho applicato in una festa di carnevale con dei bambini che sparavano, anzi vi buttavano praticamente i coriandoli in bocca. Siamo tutto quanto ad appiccicare, anche se non è appiccicoso di per sé il prodotto, ma la parte in carta dei coriandoli ovviamente si va ad attaccare. Me li sono staccati tutti quanti a fine giornata, appunto fine serata. Sono tornata a casa, mi sono vista le labbra, ho detto non ci credo. Io pensavo di essermi tolto tutto quanto il rossetto, ma stava lì perfetto. Oggi vediamo appunto quanto dura, anche perché devo andare a mangiare fuori ad un ristorante, quindi non so quanto possa durare, però comunque vediamo. Ma vi dico che la combo labbra di questo con questo è una delle mie preferite. E voilà, questo è il make up terminato. E devo dire che alla fine non mi dispiace per niente. Nel complesso è ok, nel senso che sì, la base ora è un po' secca. Alcuni prodotti li ho rivalutati, quali assolutamente fondotinta di Armani, ma secondo me con le giuste combinazioni di primer sotto e anche prodotti al di sopra quali Cipria, setting spray. Invece per quanto riguarda le labbra super super approvate, il prodotto di NYX ripeto che non fa per me, non è quello che cerco io, anche perché secondo me un po' che mi muovo, qualcuno che mi tocca le sopracciglia per sbaglio, ecco, non rimangono più al loro posto. Per quanto riguarda blush, sì, comunque carino, lo continuo ad utilizzare. Bronzer troppo aranciato, il quad li uso solo come magari topper per dare quel tocco in più di luminosità. Per quanto riguarda invece l'altra palettina di Charlotte, quella da Sei Ombretti, la tengo anche se è un po' troppo calda secondo me. Gli shimmer sì, quelli sono luminosi, ma appunto non li vado ad utilizzare e scegliere. Eyeliner lo posso utilizzare su make up molto molto naturali, mascara bocciato. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questo sfondo, se preferite quello precedente, perché appunto ho deciso di dividere make up, video make up qui con questo sfondo, invece i video haul eccetera, lifestyle, vlog nella camera. Quindi fatemi sapere nei commenti anche per quanto riguarda lo sfondo. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Per qualsiasi cosa mi potete seguire su Instagram come Red Eric, mi trovate come Red Eric, o anche su TikTok mi trovate come Erica Notarangelo con 2 O finali, o comunque mi potete scrivere anche nei commenti. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Baci!